tranquillità ai giocatori nell'area di rigore del Cuneo. Pronto Benedetti, palla sul secondo palo, ha toccato bene qui Mazzotti, si distende il Cuneo, cerca il giocatore del Cuneo, giocano ancora, il cross, c'è stato fallo in attacco, incredibile, ha fatto un fallo incredibile Bartolini, inutile, gratuito, in un momento delicatissimo per la sua squadra, una leggerezza imperdonabile del centravanti del Perugia. Espulso Bartolini, dunque sarà in 10 il Perugia in questo finale di partita. 13 minuti più il recupero che assegnerà l'arbitro Sacchi, vedete anche un volto sanguinante, è quello di Cascioli vicino alla panchina di Battistini, mentre appena possibile con Enrico Rimoldi andremo a rivedere il perché di questa espulsione di Bartolini. Ma ha fatto un fallo senza palla, eccolo, stiamo eccolo rivedendo qua. Un calcio inutile. Vicino l'arbitro Sacchi che naturalmente è intervenuto estraendo il cartellino, al di là della gravità poi prodotta, no, sull'avversario. Ma credo che non ci siano dubbi sull'espulsione di Bartolini. Un fallo che intendeva, se non lo è stato. Battistini del Perugia, situazione che un po' si complica dopo questa espulsione. Che cosa hai in mente? Cambiava così dal punto di vista tattico. Cercare di rispettare l'equilibrio, però di attaccare, perché penso non meritamente, ma stiamo perdendo, quindi bisogna stare concentrati e provarci ancora. Grazie Battistini, a te la linea. Tutta la grinta del tecnico del Perugia. Gara che si è nervosita in questa parte del match, anche senza nessuna. Sacchi ferma il gioco, però la battuta del corner va a indicare tranquillità ai giocatori nell'area di rigore del Cuneo. Pronto Benedetti, palla sul secondo palo, ha toccato bene qui Mazzotti, sito Benedetti, palla sul secondo palo, ha toccato bene, se non lo è stato, era l'arbitro Sacchi, vedete anche un volto sanguinante, è quello di Cascioli, vicino alla panchina di Battistini, mentre appena possibile con Enrico Rimoldi andremo a rivedere il perché di questa espulsione di Bartolini. Ma ha fatto un fallo senza palla, eccolo, stiamo eccolo rivedendo qua. Naturalmente è intervenuto estraendo il cartellino, al di là della gravità poi prodotta, no, sull'avversario. Ma credo che non ci siano dubbi sull'espulsione. Non prevedeva un finale così incandescente come il dopo triplice fischio del direttore di gara. Non si può dire certamente che non ha meritato di vincere il Cuneo. E ha saputo sfruttare meglio, ha saputo capitalizzare al massimo l'episodio importante che gli è capitato. Il Perugia non c'è riuscito, poi sostanzialmente c'è stato un grande equilibrio in campo e non poteva essere altrimenti. Erano al confronto diretto le due migliori squadre
della Serie D italiana. Ecco qui, dopo il saluto finale, vedete il nervosismo che c'è stato in campo. A tranquillizzare il tutto il tecnico del Perugia Battistini, protagonista anche Corallo, che poi è stato allontanato, ma vedete attimi di tensione, fortunatamente sì. Però tutto finito. Andiamo a bordo campo da Barnaba Ungaro. Sì, sono con Pier Francesco Battistini, onore comunque agli sconfitti, perché il Perugia è stato protagonista di un'ottima stagione, vincitore della Coppa Italia, promosso in Lega Pro Seconda Divisione. Oggi invece che cosa è mancato per il titolo? Per le fortuna che hanno avuto loro, credo che la partita l'hai vista tutti. Perugia non meritava la sconfitta, e Cuno è stato bravo in quell'occasione, noi un po' meno fortunati. Minuti più il recupero che assegnerà l'arbitro Sacchi, vedete anche un volto sanguinante. È quello di Cascioli.